Scopre un ladro intento a rubare il rame dagli appartamenti di cui sta seguendo le vendite, ma una volta saputo che si tratta di un disoccupato che versa in una situazione disperata, fa un appello sul giornale e gli offre un lavoro. È successo a Lazzeretto, una frazione del comune di Cerreto Guidi, nell'Empolese, dove Paolo Pedrotti, direttore delle vendite di un complesso residenziale, sentendo dei rumori all'esterno del suo appartamento la notte scorsa, si è allarmato ed è uscito a controllare cosa stava succedendo, portando con sé un coltello per sicurezza. Uscito ha trovato un uomo accovacciato su una canalina elettrica intenta rubare il rame. Dopo una breve colluttazione, nella quale il ladro è rimasto leggermente ferito, Pedrotti ha chiamato i carabinieri, che hanno trovato anche la refurtiva, un sacco con pochi chili di rame del valore commerciale di una sessantina di euro. Ma qualcosa non lo ha convinto e allora ha chiesto informazioni ai carabinieri, che subito gli hanno spiegato che si trattava di un ladro. Ma per modo di dire, in realtà era un disoccupato che viveva con la moglie invalida con il solo sostegno di una pensione di 250 euro al mese. E allora è nata l'idea. Ecco, il pomeriggio ragionando, vedendo appunto l'erba da tagliare, ho detto ma perché anziché chiamare il solito contadino e non do il lavoro a lui? Mi è venuto questo, ma distinto non è che io abbia... E allora ho scritto una lettera al giornale Tirreno: caro ladro, ti scrivo e se tu vuoi io toglierti da questi problemi che saranno sempre continui, tu vieni qui, tagli l'erba, io ti pago 8 euro l'ora come pago il contadino, tutte le sere ti do i tuoi soldi e tu puoi quantomeno sopravvivere. Poi penso che le istituzioni dovrebbero quantomeno allertarsi in situazioni del genere, perché qui i suicidi cominciano a diventare, avete visto Civitanova Marche, insomma non è uno scherzo, non è che la gente ruba come rubava 10 anni fa, adesso non rubano più i Mercedes, rubano la spesa dal Mercedes, non so se mi spiego.